è Paola, Paola Perego e le donne dell'est. Paola Perego che cita la RAI per danni, chiede i danni Paola Perego, guardate quanto è bella Paola Perego, perché Paola Perego ha litigato con la RAI, beh, insomma, è la RAI che ha litigato con Paola Perego, perché in una sua celebre trasmissione Paola Perego aveva parlato delle donne dell'est e aveva fatto vedere queste belle donne dell'est, e in tale trasmissione si parlava delle donne dell'est come delle donne migliori da sposare, donne fedeli, donne obbedienti, donne sottomesse, non come le donne occidentali che sono tanto troppo emancipati. E questa trasmissione di Paola Perego a colpo di sorpresa si vede i vertici della RAI, e ai vertici della RAI c'è pure una donna, non mi ricordo come si chiama, c'è una donna, poi ci sono tante donne che fanno le giornaliste nella RAI TV, e si sono sentite, come dire, si sono sentite offese dal fatto che Paola Perego parlasse delle donne dell'est, cioè le donne dell'est sono le ucraine, le bielorusse, le russe, e ne parlasse come di donne migliori delle donne dell'ovest, per cui gli italiani vanno all'est per trovare una brava mogliettina, capito? E allora e la RAI TV, che è governata dalle donne, ce n'è una che comanda la RAI TV, non mi ricordo come si chiama, ma voi sapete chi è, e prima era una giornalista, adesso comanda la RAI TV, e si è sentita scavalcata. Beh, e hanno chiuso il programma di Paola Perego, l'hanno chiuso. Allora Paola Perego adesso chiede i danni, capito? Guardate quanto è bella Paola, chiede i danni, e io sono sicuro che i giudici danno ragione a Paola Perego. E io dico che i giudici danno ragione a Paola Perego, perché io sono questo qua, vedete, io sono un filosofo, un po' stoico, un po' civico, ma soprattutto sono questo qua, guardate questo pamphlet, che ora ha la sua bella versione in lingua inglese, e sta in tutto il mondo, in tutto il mondo, capito cari amici che è successo? E siccome Paola Perego ha detto la verità, cioè ha detto che le donne dell'est, a parte il fatto che sono belle, sono migliori delle donne dell'ovest, delle donne dell'est, però sono ancora donne un po' sottomesse, per cui il maschio italiano, il maschio occidentale in genere ci si trova meglio con le donne dell'est, ha detto la verità. Allora le donne che comandano alla RAI TV, accidenti, non mi ricordo il nome di quella che sta proprio al vertice della RAI TV, si sono un po' incazzati e avranno detto cacciamola via, per cui la bella Paola Perego è stata cacciata via, ma adesso lei chiede i danni, sarà un processone cari amici, sarà un processone, e io sono sicuro che i giudici italiani gli danno ragione a Paola Perego, perché anche i giudici italiani riconosceranno il valore delle donne dell'est, delle donne dell'est non sono ancora emancipate come le donne dell'Ovest, capito? E accettano di stare sotto, per cui il maschio italiano occidentale ci va matto con le donne dell'Est. E la mogliettina, il maschio occidentale italiano, se la va a trovare in Isoara, ma anche un po' più a est, in Ucraina, in Bielorussia e in Russia. Ok cari amici? Queste sono le vicende della vita, ok cari? Ah, la notizia ve la metto come lingua riassunto di questo video. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.